Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, anzi di retro manuale. Il manuale dell'Apple 2GS di Luca Stefano Accomazzi, alias Mr. Acco. Il prezzemolo lo si ritrovava un po' ovunque, in tutte praticamente le riviste di informatica, un faro nella nebbia per tutti gli utenti Apple italiani. Parola di Dio, se c'era un articolo di Mr. Acco, un consiglio, un aiuto, una FAQ, qualche cosa, era parola di Dio quella di Mr. Acco, un faro nella nebbia, una pietra miliare dell'informatica italiana e del retro computing italiano per quanto riguarda le macchine Apple, sia Apple II che Macintosh. Ecco, in una playlist di retro computing era obbligatorio andare a parlare del manuale dell'Apple 2GS di Mr. Acco, perché altrimenti la playlist non sarebbe stata completa e rappresentativa della storia dell'home computing in Italia. Andiamo quindi a affrontare brevemente, quindi esplorando in un viaggio nel tempo, il libro di Mr. Acco sul il manuale dell'Apple 2GS, anche questo del gruppo editoriale Jackson. Detto tra noi, secondo me il gruppo editoriale Jackson è stato il migliore, la migliore casa editrice che ha fatto grandissima divulgazione dell'informatica su tutte le piattaforme Apple, quanto Sinclair, MSX, Commodore, perfino sui bussoli dell'Olivetti. Ecco, se uno c'aveva un computer in Italia, un home computer in Italia, per non parlare poi dei PC, quindi se uno c'aveva un home computer in Italia, finiva per comprare un libro della Jackson, perché era la migliore casa editrice presente sul mercato. C'erano libri per tutti i gusti e poi si trovavano, diciamo, documentazione con scrittori autorevoli, sia tradotti in italiano quanto autori in italiano, e quindi praticamente un faro nella nebbia in Italia. Il gruppo editoriale Jackson è stato indubbiamente un mito, e lo si ritrova per fortuna anche su internet nel XXI secolo in formato PDF, altrimenti sarebbe mancato un pezzo di storia a tutti quelli che oggi vanno a razzolare su internet e non sanno nulla di quello che è successo nel 1970, 1980, 1990. Magari si pensano di essere nati digitali, e con il fatto che si intendono e sanno adoperare le GUI, Graphic User Interface, ecco, con quello loro già pensano completamente di conoscere il funzionamento del computer. Ma sapere adoperare le interfacce non vuol dire sapere adoperare il computer, perché se non si sa cosa c'è dentro, come funziona, ecco, praticamente si è degli utili gonzi che utilizzano le interfacce ma non hanno la minima idea. Ci potrebbe essere dentro anche praticamente degli omini magici che vanno praticamente come gnomi a andare a spostare le cose, invece no. Ecco, andiamo quindi a esplorare in questo viaggio nel tempo il manuale dell'Apple 2GS. Dunque, veniamo un po', il libro di 185 pagine lo andremo a osservare in doppia pagina, così faremo prima prefazione, dentro la scatola, dal pannello di controllo, i programmi Music and Lights, programmazione di grafica e suono, il disc jockey, il sistema operativo, qualcosa di più su ProDOS 16, System Monitor, il signore assoluto, per programmare. Capitolo 11, un'introduzione al Toolbox, il Toolbox, le mani su Phoenix, di qui all'eternità. Coprocessore matematico, il clock più veloce, la multiprogrammazione, il direct memory access, il processor 65832, un appendice sui modelli di Apple II. Ok, andiamo praticamente a leggere praticamente il libro. Dentro la scatola, ecco, visita guidata dentro l'Apple 2GS, in cui si spiegava appunto che c'è, cosa c'era, praticamente i vari microprocessori, il chip RAM, il chip video, la memoria, il microprocessore, gli slot, un po' tutto. Ecco, le macchine di oggi sono passate da queste architetture
e quindi se si per diciamo capire dove siamo oggi e dove si sta andando bisogna sapere cosa è successo prima, quindi passare dalla storia dell'home computing italiano anche da queste macchine, dall'Apple 2GS, per quanto l'Apple 2GS fu affossato da Amiga 500, perché il costo dell'Amiga 500 obiettivamente era molto molto più competitivo dell'Apple 2GS, ma questo è un altro discorso. Pannello di controllo, gli accessori di scrivania, ecco, qui viene spiegato un po' tutto del sistema operativo, disco RAM, il pannello della stampante, come aggiungere accessori di scrivania. Il programma Finder, Point e Write, ecco, praticamente il GSOS non aveva nulla a, diciamo, a che invidiare al macOS, anzi i Macintosh erano molto meno evoluti dell'Apple 2GS, perché i Macintosh erano un'architettura chiusa, il Macintosh Plus era un'architettura chiusa, uscì solo successivamente il Macintosh 2, ma quando la linea degli Apple 2 fu ritirata, quindi nel 94 mi sembra uscì, o no, 92 uscì, mi sembra Apple Macintosh 2, 92-93 e invece diciamo furono ritirati la linea Apple 2. Quando uscì Apple 2GS nell'80, in Italia arrivò nei primi nell'88 insieme ad Amiga 500, perché l'anno prima era uscito diciamo il potentissimo Amiga 1000, che era un prezzo mega galattico, stratosferico, ma comunque inarrivabile come prezzo anche come prestazioni. Ecco, il GSOS c'era, cioè il monitor a colori, audio stereo, cose che il Macintosh, il 512 o il Plus, o anche il Macintosh Classic e poi successivamente il Classic 2, ecco, se li sognavano la notte, perché i primi Macintosh avevano tutti l'audio monofonico e un monitorino in bianco e nero che era una cosa orrenda, a differenza della bella grafica praticamente dell'Apple 2GS. Quindi praticamente come performance multimediali l'Apple 2GS dava la pappa in capo ai praticamente Macintosh, con un sistema operativo a finestre, né più e né meno come quello Macintosh, che praticamente il GSOS faceva tutte le stesse cose che faceva il Macintosh, con la differenza che Apple 2GS c'aveva già il monitor a colori, c'aveva già l'uscita stereo, c'aveva già il chip grafico e c'aveva già anche il chip sonoro, cose che sui Macintosh non si vedranno prima del 1994-95. Detto tutto, mentre il GSOS uscì nell'88, quindi fate il conto dall'88 al 94 quanto tempo passò prima di avere su Macintosh un'architettura come c'era quella sul sull'Apple 2GS, decisamente superiore per quanto fosse inferiore a Amiga 500, ma questo perché ci avevano messo un microprocessore meno potente per avere la retrocompatibilità con il grandissimo parco software, parco macchine degli Apple 2, 2C, 2E e anche 2 Plus. Ok, dopo questo pippone storico continuiamo a, diciamo, sfogliare questo manuale. Il link per scaricarlo lo trovate in descrizione. Qui vengono praticamente spiegati i vari colori, nuovi modi grafici, il sintetizzatore vocale, programmazione di grafica e del suono, la compattazione, animazioni e le istruzioni nuove, c'era praticamente il supporto per gli sprite, perché praticamente c'era un supporto pieno e non si doveva più lavorare di programmazione come c'era invece da fare sugli Apple 2, perché questa volta c'aveva praticamente il chip grafico dedicato, grafica e suono e routine wait, il disk jockey, il disk 2, disk drive esterno 2C e 2 disk, l'unidisk, Apple 3 e mezzo drive, Apple 525 drive, eccoli qua. Chiaramente su questi diciamo erano c'erano la stessa meccanica di quelli più vecchi dell'Apple 2, che potevano stare, invece che questo era collegato con un cavetto, quelli vecchi c'avevano la Spectra Strip con un'interfaccia che erano perfettamente recuperabili, perché Apple 2GS c'aveva gli slot. Il problema è che il 2GS costava un botto,
decisamente troppo rispetto praticamente all'Amiga 500. Sistemi operativi della famiglia Apple II. Ecco, qui si parla un po' della storia dell'Apple II, DOS 3.0, DOS 3.3, il Pascal 1 per Ma e il ProDOS. Ecco, i vari Pascal, DOS, Pascal 1.1, Pascal 1.2, ProDOS. Ovviamente i Pascal, diciamo, sugli Apple II, almeno sul mio, hanno sempre funzionato decisamente male. Dentro ProDOS, uso di ProDOS, va bene, il ProDOS praticamente si differenziava rispetto al DOS per il fatto che era un po' più potente e c'era la possibilità di mettere sub directory, grosso modo, per il resto più o meno sarà lì. Qualcosa di più sul ProDOS 16, poi chiaramente ci avevano aggiunto sul ProDOS, diciamo, la gestione dei dischi, degli scasi, è diventato più evoluto, però diciamo come comandi più o meno erano più o meno simili. System Monitor, il signore assoluto, cos'è il monitor? Ecco, è quello che praticamente c'era l'assemblatore dentro, storia del monitor. Ok. Un po' di codice di 6502. Per programmare la mappa di memoria. Eccolo qua. Qui c'era il 65S816, poi c'era la ROM, il chip sonoro, l'espansione AUX, lo slot maker, il levare interfaccia e l'alimentatore. Chiamate al system monitor, eccole qua. Queste solo erano specifiche per Apple 2GS, chiaramente solo per Apple 2GS. Uso risale e programmazione del 65C816. Quindi praticamente scendere a livello del macchina, introduzione al toolbox, uso del linguaggio e il C. La programmazione basata su eventi, il toolbox, quick draw 2, memory manager, gestore della memoria, control dialog manager, resource manager che non c'è, il window manager, taskmaster. Qui spiega praticamente un po' tutto il sistema operativo e l'architettura. Nuove Apple per i vecchi appleisti. Spiega tutta l'architettura dell'Apple 2GS, quindi è un pezzo di storia. Clock più veloce, la multiprogrammazione, Direct Memory Access, 65832. Appendice, eccoci qua, siamo all'Apple 2 Enhanced, eccoci qua. Questo però c'era un aggeggio qui che proveniva da un'altra macchina, questo invece è il monitor suo dell'Apple 2. Questo è l'Apple 2C, Manager Writer 1, infaticabile. Qui abbiamo le differenze tra Apple 2, 2 Plus, 2 e Apple 2C, tutte, diciamo, le configurazioni tecniche con il tipo di processore, le interfacce, di questo tutto questo ci hanno già parlato praticamente nei vari podcast. Un'utile bibliografia, ecco, e poi mi sa che siamo arrivati. Ok, il link per andare a scaricare il bel manuale dell'Apple 2GS di Mr. Acco lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.